Tutti gli operatori dei centri estivi dovranno sottoporsi a tampone, lo prevedono le linee guida della regione. Il costo sarà a carico dei comuni e dei gestori privati, da chiarire se basterà un solo test o meno. Il lockdown non ha fermato il servizio di trasporto organi garantito dalla Croce Rossa. L'equipe per gli espianti non si è mai fermata. Nei due mesi più critici sono state 150 le missioni salvavita. Dalla conferenza delle regioni arrivano le indicazioni per la ripartenza delle sagre, degli eventi di paese, le proroghe del Friuli Venezia Giulia, fa sapere il presidente Pezzarini, saranno in pista da luglio. La quarantena a ridosso della primavera ha favorito gli accoppiamenti delle specie ospitate all'oasi dei Quadris di Fagagna ed è stato un vero e proprio boom di nascite. Calcio dilettanti, la Manzanese si separa da Mister Rossito, l'ex udinese non è bastato il primo posto in campionato, la vittoria della Coppa Italia al suo posto è vicinissimo alla firma, Roberto Vecchiato. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Gli operatori dei centri estivi dovranno sottoporsi obbligatoriamente al tampone per poter lavorare a contatto con i bambini. A deciderlo la regione Friuli Venezia Giulia. Il costo sarà probabilmente sostenuto dal sistema sanitario. La scelta farà slittare le aperture già fissate per pubblici e privati. Tamponi obbligatori per tutti gli operatori dei centri estivi. Lo ha deciso la regione Friuli Venezia Giulia, è previsto un tampone per operatore. Una notizia in attesa che rischia di non far decollare i centri già organizzati come quello di Udine o comunque di ritardare la loro apertura. Una novità appunto che emerge dalle linee guida regionali che sono state appunto approvate dalla giunta venerdì ma rese pubbliche solamente nella data odierna, che ci impongono un'ulteriore riflessione in merito ai centri estivi. In particolar modo questo rallenta in qualche modo l'apertura dei servizi, in quanto allo stato attuale non siamo in grado di aprire le iscrizioni con una data certa di avvio del servizio, proprio perché si tratta di un centinaio di operatori che dovranno sottoporsi a tampone e dobbiamo attendere anche il relativo esito, per cui all'incirca un 10 giorni per effettuare queste operazioni, e questo non ci permette di dare avvio al servizio con delle tempistiche ben definite, almeno allo stato attuale. E riaprono anche i parchi giochi per i bambini. L'orientamento della giunta è quello di mettere a disposizione i giochi all'interno dei parchi anche per i bambini, provvedendo a una sanificazione quotidiana dei giochi che vengono utilizzati, per cui un'apertura dei parchi che verrebbero messi di nuovo a disposizione dei bambini. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 430, 6 meno rispetto a ieri. In terapia intensiva rimane un solo paziente e quelli ricoverati in altri reparti sono 59, mentre non si registrano nuovi decessi, 329 in totale. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.251, 11 più di ieri. I totalmente guariti invece sono 2.492, 17 più di ieri, i clinicamente guariti a 55, le persone in isolamento domiciliare sono 315. Non possiamo che manifestare soddisfazione per quanto pubblicato dal New England Journal of Medicine in merito allo studio dell'efficienza dell'antivirale Remdesivir, dal momento che anche reparti di malattie infettive degli ospedali di Cattinara, di Trieste, di Santa Maria della Misericordia di Udine aderiscono alla sperimentazione dell'OMS, una scelta intrapresa da due direttori delle strutture, Roberto Luzzati e Carlo Tascini, che inserisce la regione in una dimensione internazionale nella cura al coronavirus. A dirlo a Palmanova il vicegovernatore di Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Secondo quanto riportato dalla rivista scientifica, informa una nota della regione, una significativa e incoraggiante efficienza del farmaco viene comprovata da un calo della mortalità nei gruppi di malati trattati con il farmaco. In due mesi di lockdown il servizio di trasporto organi e di equip per espianti garantito dalla Croce Rossa non si è assolutamente fermato, quasi 150 le uscite. Ne abbiamo parlato con il responsabile della centrale operativa della Croce Rossa della provincia di Udine. Lorenzo Nicodemo è il responsabile della centrale operativa provinciale della Croce Rossa. In questo periodo di Covid ne avete avute da fare e come, anche per quello che concerne i trasporti di organi o di equip? Esattamente, abbiamo tra virgolette gestito
72 richieste di trasporto organi ed equip sanitarie, quindi per il centro trapianti regionale, oltre ad aver effettuato trasporti su 700 pazienti per quanto riguardava i sospetti Covid. Il servizio è garantito H24 dalla nostra centrale operativa e con l'ausilio di ambulanze e personale comunque professionalmente preparato a questo tipo di servizio, e tanto più in un momento come quello di Covid, con maggiori precauzioni che sono state adottate. Fase 2 anche per la casa di riposo di Paluzza. Tutti gli ospiti infatti sono negativi e la struttura è stata igienizzata. Si attende a breve rientro di 14 tra nonni e nonne che erano stati trasferiti temporaneamente all'ospedale di Palmanova. Pesante il bilancio, 20 morti, adesso si cerca di guardare avanti. Dopo 2 mesi di lutti e di piena emergenza è di nuovo Covid free la casa di riposo di Paluzza. Nella struttura infatti sono rimasti 86 ospiti tra nonni e nonne, tutti negativi al test. Lo spiega il sindaco Massimo Mentil ricordando i momenti più duri. Il 4 aprile erano 61 gli ospiti contagiati su un totale di 120 alloggiati e 21 gli operatori infettati. Il 27 aprile il giorno peggiore con 81 ospiti positivi. Con l'azienda sanitaria la casa di riposo è diventata di fatto ospizio ospedalizzato. 20 i decessi in totale, di cui 16 accertati con Covid. Poi un lento ma costante assestamento fino ad arrivare al 22 maggio, data spartiacque. I 14 ospiti ancora positivi sono stati trasferiti all'ospedale di Palmanova. Non sono gravi e a breve rientreranno a Paluzza quando i tamponi daranno indicazioni certe sulla loro guarigione. Nel frattempo la casa di riposo, che resta attrezzata come nella fase dell'emergenza più grave, è stata igienizzata e ospita al momento 86 tra nonni e nonne in totale sicurezza. Una fase 2 anche per questa struttura, insomma, che piange ancora i suoi morti, ma che si può dire tornata alla normalità. È ispirata all'ospedale di Udine la donna che nel tardo pomeriggio di ieri sera era stata salvata dall'annegamento dopo essere caduta nel tagliamento. La cinquantenne di Spilimbergo si trovava con il compagno quando è scivolata battendo la testa e finendo in acqua. È stata portata in condizioni disperate all'ospedale di Udine, dove poi è morta. Continuano le ricerche del quarantenne di Gubbio, domiciliato a Pordenone, scomparso a Piancavallo 3 giorni fa. Da questa mattina un'ottantina di persone stanno esplorando la zona anche con l'aiuto di droni, cani molecolari e di un elicottero. Continuano le ricerche del quarantenne di Gubbio, domiciliato a Pordenone, scomparso a Piancavallo 3 giorni fa. L'attività è cominciata ieri in zona Ranchiade, dove era stata individuata l'automobile dell'uomo, ed è proseguita fino a tarda sera. Le ricerche sono ripartite all'alba. A essere impiegate sono un'ottantina di persone tra soccorso alpino, vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, protezione civile, polizia locale di Udine con i droni e 8 unità cinofile di vari corpi. Utilizzato in mattinata anche l'elicottero della protezione civile, che ha sorvolato la zona senza esito. Il lavoro dei cani molecolari è stato completato dal momento che l'area intorno all'auto è stata molto contaminata nel weekend a causa dei tanti passaggi. Nel pomeriggio sono riprese le ricerche in quota, con sondaggi puntuali nei punti in cui i sentieri presentano più esposizione o nei canali più profondi. In questi si caleranno i tecnici con la messa in atto di manovre di corda per sondare i punti più nascosti. Un carico di rifiuti costituito da 900 pannelli fotovoltaici dismessi, pronto per l'esportazione, è stato sequestrato da parte del NOE, Carabinieri di Udine, con il supporto del personale del servizio antifrode. I militari dell'arma hanno denunciato 2 persone, il sequestro è scattato al valico doganale di Trieste e Fernetti. Il carico di pannelli fotovoltaici risultava privo della documentazione richiesta dalla normativa necessaria a certificarne la natura di merce ed escludere quella di rifiuto. Il cedente, un italiano domiciliato in provincia d'Imperia, e l'acquirente, un siriano residente in Germania, sono stati denunciati per concorso nel reato di traffico illecito di rifiuti. L'intero carico, del valore di 15.000 euro, è stato sottoposto a sequestro. Contribuenti arrabbiati per le lunghe code all'esterno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Interviene la Regione, il nostro telegiornale di ieri, abbiamo dato voce alle lamentele delle centinaia di contribuenti in coda lungo il marciapiede di Via Gorghi a Udine in attesa di sbrigare le pratiche agli sportelli. Oggi l'assessore delle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, ha inviato una lettera alla direttrice regionale dell'Agenzia delle Entrate, Maria Letizia Schillacci, in cui chiede, per ovviare al problema ed evitare che si creino assembramenti, di ristabilire le funzioni svolte dagli uffici periferici e
evitando così che tutti siano costretti ad affluire alle sedi centrali. L'Austria strumentalizza il coronavirus per danneggiare il turismo italiano. Il governatore Fedriga ha attaccato duramente il paese confinante, intervenendo in diretta ai microfoni di Radio 1. Apertura dei confini. Fedriga scatenato contro l'Austria. Stanno utilizzando l'emergenza sanitaria per qualcosa che non c'entra nulla con la pandemia. Stanno facendo un dumping sul turismo. Secondo il presidente della regione Massimiliano Fedriga, insomma, il coronavirus sarebbe stato strumentalizzato oltre confine. Spero che il nostro governo, ha detto intervenendo alla trasmissione 100 città su Radio 1, oltre a prendere una posizione netta, se non troverà risposta, metta in atto contromisure per salvaguardare il nostro settore turistico e il nostro paese. Fedriga ha fatto riferimento all'apertura asimmetrica dei confini e dei corridoi turistici, parlando in particolare dell'Austria. Basta guardare i dati, ha affermato. La Germania ha un numero di contagiati molto simile a quello italiano. Non capisco perché il confine austriaco sia aperto con la Germania e non con l'Italia. È chiaro che viene utilizzato in modo strumentale. Questo significa che viene distrutta qualsiasi regola europea. I paesi rigoristi che vogliono rispettare alla virgola ogni singolo trattato sono i primi che li stanno disattendendo con politiche assolutamente pericolose. Il governatore del Friuli Venezia Giulia è intervenuto anche sulla questione degli assistenti civici per vigilare sui comportamenti dei cittadini durante la fase 2. Ha spiegato che non servono ulteriori controllori perché per questo ci sono già le forze dell'ordine. Per Fedriga c'è invece la necessità di un forte intervento di sensibilizzazione. A tal proposito ha sottolineato il senso di responsabilità della comunità del Friuli Venezia Giulia. Ai microfoni di Radio 1 ha spiegato che rispetto ai primi giorni del Liberi Tutti, in cui c'è stata una maggiore movida, nel fine settimana sono state rispettate molto di più le regole. Gli uffici comunali di Udine tornano ad animarsi. A poco i dipendenti riprenderanno servizio in ufficio dopo aver operato smart working. 440 sui 740 dipendenti del comune di Udine hanno lavorato in questo periodo in smart working e ora si apprestano a rientrare gradualmente negli uffici di Palazzo d'Aronco. E oggi abbiamo finalmente chiuso questa partita di confronto all'interno degli uffici e con il sindacato, con i rappresentanti dei lavoratori dell'amministrazione cittadina. Abbiamo questo protocollo che ridefinisce appunto le modalità, tutti i dispositivi di prevenzione, di protezione dei lavoratori e anche del pubblico che si reca nelle sedi museali, che da adesso in avanti consentiranno appunto di avere una maggiore presenza anche in sede dei dipendenti dell'amministrazione cittadina. E questo vi consente anche di poter riaprire i musei, no? Questo ci consente anche di riaprire i musei. Difatti all'interno del comitato misto tra l'amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori si è preso in esame anche il protocollo che disciplina la riapertura dei musei, sono state fatte delle osservazioni, questi giorni chiuderemo questo piccolo confronto, comunque stiamo andando avanti abbastanza snelli e veloci anche, perché giovedì apriremo il castello. Riapriremo il castello, che è un po' il simbolo della nostra città del Friuli, le gallerie, museo archeologico, galleria d'arte antica, museo friulano della fotografia saranno accessibili a tutti. Il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Invito tutti a prenotarsi, perché è meglio, siccome gli ingressi sono contingentati, è meglio se si vuole accedere prenotarsi online, c'è un servizio ticket. E poi ricordo anche che il museo sarà, il castello sarà aperto già lunedì, anche se è una giornata assolutamente di chiusura, 1° giugno, e martedì 2 giugno, festa della Repubblica, anche l'ingresso gratuito. Rimaniamo a Udine, riaprire l'impianto natatorio del Palamostre è la volontà dell'amministrazione comunale di Udine, che sta predisponendo tutti i dispositivi per consentire la fruizione e sicurezza nel periodo estivo. C'è una novità importante che riguarda l'utilizzo della piscina, perché durante l'estate voi prevedete che molte persone non andranno appunto in vacanza e chiederanno di poter usufruire di questo servizio. È una scelta coraggiosa, perché la piscina comporta tutta una serie di situazioni. Vi ricordo che ci sono gli spogliatoi che in alcune attività invece verranno completamente chiusi, negli impianti nuotatori questo non è possibile, ci sono le zone d'oro,
veloce, ci sono tutta una serie di cose che ci articolano un attimino le procedure. Però una di queste sarà, da parte mia ho avuto il pensiero di creare anche un servizio agli udinesi, cioè noi dobbiamo evitare le condizioni di aggregazione. Quindi di conseguenza cosa succede? Ho pensato che creare un ciclo di ingressi dato su per appuntamento fa sì che se la mamma viene nella giornata di 35 gradi non debba stare prima di tutto al sole ad attendere l'ingresso. Seconda cosa, non diamo il rischio, anche se all'esterno della piscina, di situazioni di aggregazione. Contro gli assembramenti nei locali di Udine arriva un'applicazione di Telegram per evitare multe, la proposta dell'Agenzia di Sicurezza GIS agli esercenti del capoluogo friulano. Per i problemi di assembramento, la Global Investigation Service, un'agenzia di sicurezza che opera a livello nazionale e anche in Friuli Venezia Giulia, ha proposto oggi ai commercianti di Udine l'utilizzo di un'applicazione antimovida. Grazie a una chat di Telegram sarà possibile richiamare gli operatori di sicurezza sul posto. Il loro compito sarà quello di spiegare le normative e agire un po' da mediatore culturale in tempo di Covid. Noi cercheremo di dare una mano a tutti i locali per fare in modo che la gente ovviamente stia a distanza, si indossino le mascherine. Ovviamente è una cosa nuova anche per noi, però cercheremo con la massima calma, perché qui non si tratta di mettere in campo i ex buttafuori muscolosi che vanno là a buttare fuori la gente, no? Anche perché dove la butti fuori? Sono già fuori. Abbiamo ideato uno strumento veramente interessante che permetterà a tutti gli esercenti di poter fruire di questo servizio in modo produttivo e non assolutamente limitante per poi effettivamente tutti i loro avventori. Ingresso contingentato, percorsi separati per l'entrata e l'uscita, rilevazione della temperatura corporea, obbligo di indossare la mascherina e tenere le distanze di un metro con adeguata segnaletica che indica i percorsi da seguire per evitare assembramenti, sono queste le indicazioni della conferenza delle regioni per la ripartenza delle sagre e degli eventi di paese. Sentiamo il presidente del Comitato Regionale Proloco d'Italia, Walter Pezzarini. Proprio lo scorso weekend si doveva concludere l'edizione di Sapori Proloco. Sì, proprio domenica scorsa, il 24 di maggio, doveva concludersi la 19ª edizione di Sapori Proloco con la tappa del Giro d'Italia, che sarebbe dovuta partire dalla base di Aviano, poi dalla Villa Manin. Il tempo era splendido, invece quest'anno abbiamo dovuto annullare tutto nel rispetto delle normative che sono state date a causa di questa pandemia. Ad oggi come stanno vivendo le Proloco questa possibilità di rivivere le sagre da giugno in poi, in questa fase 2? Sono uscite quelle indicazioni che sono state date dalla conferenza delle regioni. Siamo in attesa dei nuovi decreti del governo o del presidente della giunta regionale. Adesso si aggiungeranno nuove norme per rispettare la distanza. Ci vogliono dei tempi per organizzarlo e quindi poi dipende dalla tipologia di evento, se è un evento con poca partecipazione, se è un evento organizzato a livello locale o se è un evento che richiama molte persone che provengono anche fuori dal proprio comune. Diciamo che in questo momento, come dicevo, sono annullate le feste fino a fine giugno, poi qualcuno ha già annullato anche le feste che vengono programmate durante l'estate, adesso valutiamo quando arriveranno queste nuove disposizioni come poter ripartire. Andiamo a Gorizia, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera che riduce, in qualche caso azzera l'IMU per famiglie e imprese con il voto della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Soddisfatto il sindaco Rodolfo Ziberna, che evidenzia come il provvedimento varato si aggiunga agli altri già attuati o programmati per aiutare la ripartenza economica della città. E salgono a 23 gli scheletri rinvenuti dall'azienda che sta realizzando la salita meccanica al castello di Gorizia. 23 sono i resti di povere uomini, una donna tra i 23. Oggi siamo fermati perché innanzitutto c'è la tragedia, il dramma di queste 23 persone, che noi crediamo siano destinate a crescere
come numero, che perciò sono scomparse in condizioni probabilmente drammatiche. Ovviamente il condizionale è d'obbligo su tutto, è intervenuta la procura, i carabinieri, polizia, la sovrintendenza, che ringraziamo. Potrebbero essere stati persone oggetto di fucilazione? Certamente, dobbiamo ancora controllare bene naturalmente tutti gli ossi, però ripeto, il condizionale è d'obbligo e ancora però non lo possiamo sapere. Il primo passo appunto sarà questo, cercare di dare nome, dare un volto a queste persone e magari cercare di far luce su questo mistero attraverso anche la ricerca di identità, per vedere se potrebbe essere incrociato con qualcuno che ha il timore o la speranza che quello possa essere davvero il suo nonno, il suo zio, il suo padre, il suo prozio. Una notizia di cronaca: ha avvistato un corpo senza vita di una persona nella zona in cui erano in corso le ricerche del quarantenne umbro domiciliato a Pordenone. Al momento il cadavere non è ancora stato identificato, quindi non si ha la conferma che si tratti dell'uomo di cui non si hanno notizie da tre giorni. Questo era un aggiornamento arrivato ora in redazione. Invece è stata presentata la terzina di opere finaliste alla settima edizione del premio Friuli Storia, organizzata dall'Associazione Friuli Storia insieme a Fondazione Friuli, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, Poste Italiane e Gruppo Danieli. Carmine Pinto con La guerra per il mezzogiorno, Antonella Salomoni con Le ceneri di Babi Yar e István De, primo finalista straniero, con Europa a processo. Sono questi tre finalisti della settima edizione del premio Friuli Storia, il premio di storia contemporanea che per la prima volta quest'anno ha visto in concorso anche diversi autori e storici stranieri. La terzina di finalisti, selezionata dalla giuria scientifica, è stata svelata oggi in una conferenza stampa online, tramutatasi ben presto in una vera e propria lezione di storia. Da una parte i membri della giuria scientifica, con a presentare i libri gli storici Ernesto Galli della Loggia, Paolo Pezzino e Roberto Chierini, e dall'altro buona parte dei 330 lettori che quest'anno saranno incaricati di scegliere il libro meritevole del premio Friuli Storia 2020. Tra loro moltissimi studenti, infatti il premio Friuli Storia fin dalla sua fondazione ha guardato al mondo della scuola, facendo poi nascere anche il premio dedicato alle scuole, riservato agli iscritti degli studenti delle province di Udine e Pordenone. L'impegno verso il mondo della scuola è stato ricordato anche da Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli e tra i sostenitori del premio insieme a Gruppo Danieli, Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e Poste Italiane. Il premio Friuli Storia, ha detto Morandini, è un'eccellenza della nostra città. Ci servono spinte che ci qualificano a un tale livello di eccellenza a livello nazionale ed ora anche internazionale. Di anno in anno aumentano i numeri del premio, invece spiegato Tommaso Piffer, presidente della giuria scientifica, ma il successo si misura nella capacità di diffondere una sana consapevolezza della storia. Oltre 1000 lettori hanno potuto leggere il meglio della storiografia italiana e internazionale e molti di questi si sono avvicinati alla storia proprio grazie a questo premio. La cerimonia di premiazione del vincitore si terrà il 16 ottobre e dentro quella data i 330 giurati dovranno leggere e votare le tre opere in concorso per stabilire a chi verrà assegnato il premio Friuli Storia 2020. L'Oasi dei Quadris di Fagagna ha vissuto un vero e proprio boom di nascite in questo ultimo mese. La quarantena, arrivata proprio a ridosso della primavera, ha favorito la stagione degli amori. Grazie alla quarantena quest'anno la stagione è stata molto tranquilla, gli animali sono stati sicuramente molto tranquilli rispetto agli anni scorsi e diciamo il numero delle nascite è abbastanza numeroso. Finora abbiamo contato oltre una quarantina di piccoli di cicogna, ma sicuramente ce ne sono altri che ci sono un po' sfuggiti. Con gli ebbi eremita anche, per ora sono nati una trentina di piccoli e abbiamo oltre 20 uova ancora che stanno covando. Quest'anno, a differenza degli scorsi anni, è stata anche una stagione molto prolifica con l'oca selvatica. Abbiamo un sacco di famigliole in giro per l'oasi. Se chiunque verrà in visita all'oasi sicuramente si imbatterà in loro. L'oasi ha riaperto lunedì scorso. Siamo aperti tutti i pomeriggi durante la settimana, dalle 14 alle 18, e i festivi, compreso il prossimo 2 giugno, tutto il giorno, dalle 10 del mattino alle 18, orario continuato. Thank you.
Nel mare in burrasca della fase 2 il manager Andrea Russo ha elaborato una mappa per la navigazione destinata agli imprenditori ma non solo, alla forma di un Istanbul che mette a disposizione gratuitamente di chi ne farà richiesta. In questo periodo di emergenza Covid siamo stati sommersi da un vero e proprio mare di informazione, ma era importante fare un po' di ordine. Lei ha pensato di farlo attraverso un instant book. Esattamente, un instant book che parla dell'impatto sociale, psicologico, economico, professionale di questa malattia. L'ho immaginato come un libro che tutelasse la salute, quindi la salute dell'imprenditore, la salute dei collaboratori, la salute delle relazioni con il governatore della regione, con il sindaco, col prefetto, con i creditori, i debitori, i fornitori. E per fare questo ho utilizzato una metafora, che è la metafora della nave. Mare Forza Covid è il titolo del libro, tecniche di sopravvivenza per l'imprenditore navigato, tende a raccogliere e organizzare e razionalizzare tutte queste informazioni. È una mappa per vecchi bucanieri o per vecchi lupi di mare per condurre la propria azienda in porto. Io sono fondatore e ho un network di professionisti al mio seguito che sono totalmente a disposizione per quegli imprenditori che comprendono che questo momento qui è difficile. Leggere il libro aiuta innanzitutto a comprendere le difficoltà del momento e poi soprattutto li aiuta al processo non del ricominciamo, ma del cambiamo. Un instant book che viene messo a disposizione gratuitamente. Ovviamente è un instant book che deve essere dato a tutti, perché è la razionalizzazione delle informazioni. Chiunque può accedere accedendo al mio sito, che è www.dir-ar.com, oppure alla mia email, oppure sul mio profilo LinkedIn. Siamo allo sport, al calcio dilettanti, la Manzanese si separa da Fabio Rossito, il suo posto è vicinissimo alla firma Roberto Vecchiato. Fabio Rossito non è più l'allenatore della Manzanese, lo comunica oggi la società del presidente Filippo Fabbro, una separazione consensuale. Non è bastato Rossito il primo posto in campionato, che vale la promozione in Serie D con le classifiche cristallizzate dopo il coronavirus, e nemmeno la vittoria in Coppa Italia. Già sabato Fabbro aveva fatto capire durante una nostra intervista che le strade si stavano per separare. Se ne state parlando con Fabio Rossito, sai che nel calcio dilettanti le voci non si fermano mai. Che nulla è stato deciso, attendiamo comunque ancora l'ufficialità, siamo ancora nel campo delle ipotesi e ripeto che comunque con Fabio Rossito abbiamo fatto un percorso importante. Dopo le trattative vanno portate avanti, vanno anche chiuse, e finché non c'è una chiusura tutto può succedere. E da oggi è ufficiale, la Manzanese cambia. Dopo aver esonerato mister Bertino ad inizio campionato, nemmeno Rossito riesce nel progetto pluriennale in cui crede Fabbro. E allora toccherà a Roberto Vecchiato, ex mister della Liventina, provare a diventare l'uomo giusto per il progetto manzanese. Siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione, buona serata con Telefriuli, arrivederci.